Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì ragazzi, oggi ci andremo a buttare su MotoGP 2023. Ragazzi, è uscito meno di una settimana fa il gioco, quindi andiamo a provare. E anche oggi qui ragazzi ci ributtiamo su questa avventura che ricordo in passato su MotoGP 21 o il 2020 ci siamo un po' divertiti. Sì, iniziamo un'avventura con il nostro nuovo pilota Daniele Perterra, questo ragazzo prodigio di 16 anni col numero 13, quindi guarda quanto è sfigato proprio già il nome, già il cognome è sfigato, ma anche questo, essendo questo numero 13 che lo porta fin dalle mini moto, che dove è nato questo Daniele Perterra. Quindi ragazzi andremo a divertirci insieme, a farci due risate in questa nuova serie, quindi fatemi sapere sotto i commenti, spippolate sotto i commenti se vi garba questa serie. Soprattutto ragazzi, prima di iniziare, spolliciate in su, guardate questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi mai nulla, in descrizione tutti i link sono gratuiti, non vi costa nulla passarci e darci un'occhiata. Detto questo ragazzi, iniziamo. Quindi abbiamo il Gran Premio di Sepang, quindi eccolo qui il nostro, iniziamo subito dalla 125, quindi iniziamo il weekend e vediamo che cosa succede. Siamo il weekend, raga, qua sicuramente gioco con il pad, sto giocando con il pad, ragazzi, perché in passato abbiamo giocato con la tastiera, ma lascia perdere, lasciamo proprio perdere. Questo mese, ragazzi, questi giorni sono in uscita tantissimi titoli, quindi sicuramente andremo a spippolare come ieri. Benvenuti al circuito internazionale di Sepang, siamo in diretta per il Gran Premio della Malesia. Da sempre uno dei più impegnativi dell'intero calendario. È tutto pronto per la prima sessione di prove. Moto 3. Ancora qualche istante e vedremo le Asfalto prime moto. 103 gradi, 103 Fahrenheit, aria 84. Potrebbe piovere, quindi dobbiamo anche scegliere bene la scelta delle mescole delle gomme. Proviamo ragazzi, signori, ci buttiamo. Ok. Come stavo dicendo, tanti giochi in uscita, come è vero ieri ho pubblicato il nuovo House Flipper 2, ragazzi, è andato a spippolare, andate a rivedere per chi se l'è forse perso. Allora ragazzi, dobbiamo provare un po', abbiamo la posteriore dura e l'anteriore media. Assetto moto, ci vorrei dare una spippolata. Cambio le mescole, la scelta delle mescole, sospensioni, no vabbè, io rapporto cambio forse, impatto frenata io vorrei un po', ok, abbiamo tutto il massimo praticamente, vabbò, sessione dal vivo, vabbè, andiamo. Ok, vai al tracciato. Partiamo dai box. Dai ragazzi, proviamo. Vediamo un po' come si muove questa moto. Vediamo un po' come si muove. Come si muove. Poi abbiamo anche il TCS. Lungo. Madonna, si muove. Sembra un carro armato. Vai così. Bella qua, un po' lunghetta, catroia. Vabbè raga, la pista non è che la dobbiamo imparare un po'. Vai. Staccatona, è lungo. Porca miseria. raga, sta moto non frena, ma che è? Siamo andati lunghi. Niente, lungo.
Raga, mi dicevo un attimo, abituiamo un attimo, no. Forse perché freniamo troppo, freniamo, può essere. Freniamo troppo, devo troppo freno. Cioè, questa l'abbiamo fatta quasi perfetta, sta curva, quasi però. Più veloci di noi. Troppo staccata ha fatto. È bella questa pista, però raga, abbiamo un po'. Raga, devo tornare un po' di. Ci vuole un po' di manetta, andiamo un po' lunghi, andiamo. Il nostro Daniele per terra spinge troppo. Cioè, vedi, andiamo troppo. Cioè, nelle curve usciamo troppo, non va bene. Oh, qua abbiamo rischiato, eh. Questa però non l'abbiamo fatta male, eh. Ma dobbiamo un po' imparare la pista. Giro non vai, ma non per il cazzo, dai, giro non valido. So perché sono passato sul cordolo. Questa l'abbiamo fatta un po'. Insomma, un po'. Oh! Dio! Non ho ripresa, L'ho ripresa al volo. Questa l'abbiamo fatta un po', eh. La moto, ragazzi, è un po' lenta. Nelle curve, ingresso nelle curve è molto male, secondo me. O perché pure perché non sappiamo guidare noi, Io vedi, qua andiamo troppo lunghi. A sta curva andiamo troppo lunghi, porca miseria. Dai, questa l'abbiamo fatta. Ah, facciamoci un altro giro per vedere un attimo com'è. Andiamo troppo lunghi, porca miseria. Freniamo troppo, forse? Può essere che freniamo troppo. Cioè, guarda qua, va lungo. Cioè, lungo. Cioè, non capisco. Andiamo troppo lunghi. Siamo cascati stupidamente proprio. No, vabbè, raga, è una moto che, boh, non lo so. Oltre, cioè, dobbiamo capire, raga, fai tempo che non ci gioco, pure. Cioè, tornare un po' nei ritmi, nei tempi di frenata, nei tempi di ingresso, cioè, non è facile. Poi dobbiamo cambiare forse un po' l'assetto. Questa l'abbiamo fatta. Stavolta l'abbiamo fatta bene, però. Vabbò, ma sta moto, madonna, che ha fatto? Cioè, madonna, ti cazzo, cioè, è troppo nervosa. Dai, quello mi ha cacciato dalla curva. Questa l'abbiamo fatta stavolta, Dai, questa l'abbiamo fatta, un po' frenata, però vabbè. Niente, lunga. Perché forse da. Questa va molto frenata, sta curva.
Vedo, dobbiamo frenare molto però. Ma questa è quella abbiamo fatta, questa l'abbiamo fatta, signori, sì, l'abbiamo spennellata, l'abbiamo pennellata. Sì, sta cominciamo a prendere confidenza con la moto, dobbiamo prendere confidenza con la moto, signori. Lungo. Qua perché non ho visto dove frena prima, porca miseria. Oh, portiamo un ritardo clamoroso. Qua dobbiamo stare attenti che ci caccia. No, niente, vedi? La moto c'ha. Non lo so. Vabbè, direi che stavolta torniamo ai box. Stavolta può, ecco, può andare bene. Nel suo box. È un po' nervosa la moto. Insomma, dobbiamo cambiare qualcosa nell'assetto. Non lo so. Nel primo giro abbiamo fatto schifo. Il secondo un po' meglio. Il terzo comunque è andato. Qualche curva pennellata l'abbiamo fatta. Però mo vediamo cosa deciderà gestione del weekend. Facciamo qualifiche, che dite? La prima sessione di libere si chiude qui. Andiamo a fare le qualifiche, va, noi ci buttiamo a fare le qualifiche. Vediamo un po' qua. Qua sarà da divertirsi. Daniele per terra, ultimi. No, questo sapeva. Allora, raga, continuiamo un attimo l'assetto della moto. Frenata, frenata io voglio. Scivola il posteriore. Applichiamo le modifiche, grazie. Scivola un po' il posteriore. Ma proviamo a vedere se così forse l'abbiamo. L'abbiamo dato una mezza sistemata. Perché comunque noi nell'ingresso va bene. È nella frenata che ci va troppo lungo. Quindi proviamo. Partenza dai box. Proviamo a fare queste qualifiche, ragazzi. Sarate divertiti sicuro. Cascatone. Staccatone clamorose. La pista è bella, la Sepang, vabbè, che non si sa che è bella la pista. Allora, ma il primo giro facciamo un giro tranquillo per scaldare le gomme. Tanto il tempo ancora non parte le qualifiche. Cioè, dai, ma veramente, se addì? Cioè... Dai, vai, è così... Polenducci, casco rosso per Daniele per terra, attenzione, anche non facendo bene le curve, ma casco rosso, questa abbiamo pennellate, qua ormai le abbiamo pennellate. Occhio, vai così, la pennellata, su alcune curve siamo fenomeni, sugli altri un po'. Questa ormai è del nostro... Ma questa ormai la sappiamo talmente fare. Anche a occhi chiusi il nostro Daniele per terra sa fare questa. Qua dobbiamo frenare. Andiamo lunghi, eh. Qua sbagliamo ancora, porca puttana. Pure qua non è che abbiamo fatta precisa questa. Però dai, ce la siamo cavata, ce la siamo cavata. Oh, porca miseria. Qua è stata colpa della moto, ci ha un po' sbilancianato. Dai, questa l'abbiamo pennellata, signori. Questa, alcune curve sono proprio dei pennelleni, proprio quelli... Shalanz. Certe curve invece soffriamo molto. Staccatona, staccatona incredibile.
L'abbiamo fatta un po' larghetta, però ci sia, ci sia, l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. Attenzione, vediamo così chiude Daniele per terra, attenzione. Quando siamo in pole position, no, 9, eravamo in pole position, ma non i decimi adesso. Vabbè, dai, vabbè, vabbè. Facciamo un altro giro e vediamo un po' dove ci collochiamo. Pole position, primo brivido pole position. Avevamo, niente, siamo cascati, porca miseria. Niente, sta curva è fatale. Qua portiamo 5 secondi di ritardo per la caduta. Che miseria. Siamo 14esimi. Aveva un attimo ingannato un po' tutti con la pole position di Daniele per terra, essendo un neo. Un neo promessa di questo sport. E al debutto con la 125. E ti aveva già fatto tremare tutti con la sua pole position. Poi però smentito subito dopo un paio di secondi. Che poi è già il tempo migliore. Dai, 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 però ci stiamo imparando. Mi sto mettendo la mano alla moto. Dai, dai, signori, che ce la facciamo. È la pennella così, lui. Daniele per terra è un pennellone nelle curve. Vai, vai, passa, passa, che sei più veloce. Vai, vai, vai. Invece no, perché non lo fa passare. Staccatona clamorosa. Niente, qua andiamo sempre. Qua sbagliamo troppo a sta curva, secondo me. Alcune curve se mi dai giro non valido, mi sei svalvolato, ecco, perché mi sono appoggiato un po' al guardrail, dai, su, vabbè, andiamo avanti ragazzi, va bene così, andiamo a fare direttamente la gara signori, ci proviamo. Alcune curve le pennelliamo, alcune curve le pennelliamo, poi però gli altri, quando partiamo alla fine noi allora, ultimi, ne per terra ultimo, con la Honda, 2 minuti e 21, ha fatto meglio Furasto, Taiuto Furasto, con un paio di secondi, 10.000 in meno però. Raga, il giro più veloce, 2.13 avevamo fatto noi, comunque. Ah no, forse un altro uno ha fatto 2.13. Vabbè raga, ci proviamo, eh. Eccoci sulla griglia di partenza. Ci proviamo, ci proviamo. I semafori si spegneranno, dando il via alla gara. Diego Moreira parte primo. Allora, assetto moto. Il clima fresco allora, può essere un vantaggio per i piloti. Allora, entrata in curva è un po' maggevolezza, è vero. Un po' lenta, è vero. Applicare modifiche. Vediamo un po' che possiamo migliorare ancora. Percorrenza in curva. Precisione. Sottosterzo. Vai, diamogli un po' di migliorie prima della gara. Proviamo, proviamo ragazzi. E invece le gomme, non so, assetto moto, le gomme, voglio provare, oddio no, vabbè, lasciamo così per il momento. Vai, vai al tracciato ragazzi, si parte. Siamo pronti, siamo pronti. Il primo moto mondiale inizia 105 per Daniele per terra, parte ultimo, ci ha provato nelle qualifiche. Ma poi qualcosa non è andato. Vediamo se in gara farà il miracolo, perché è un ragazzo molto molto prodigio. Quindi ok, partiti, siamo partiti ragazzi. Viene per terra, usa una strategia, prende la scia. Attenzione qua, però ancora dobbiamo stare attenti, perché porca miseria, ci inghiappettiamo uno dietro l'altro. Ok, staccatona, staccatona clamorosa. Oppala, pala. Madonna com'è, l'abbiamo pennellata, eh. Vai, vai raga. Ci proviamo a rimanere nel gruppone. Attenzione, attenzione, ci prova all'interno. Mamma mia Danielone. Vabbè, facciamo la nostra gara e tranquillità. Stavolta l'abbiamo fatta, signori. Oh, lungo, lungo. Il gruppo già ci sta scappando avanti. Va bene. Niente, raga, niente. abbiamo fatto un po' cazzo di cane.
Ah, ma siamo ultimi praticamente. Ultimi. Scusa, non c'era qualcuno dietro di noi? Siamo ultimi. Brutta gara di partenza per il nostro Daniele, che deve... Madonna, raga, è difficilissimo, porca miseria. Il gruppone si sta staccando clamorosamente. Niente lungo. Questa l'abbiamo fatta stavolta, però. Niente, raga, vabbè. La rincorsa parte, vabbè, prima gara ci poteva stare, però siamo molto staccati dal gruppo. Che miseria. È difficile. Ci hanno dato 8 secondi di 9 secondi. Purtroppo sta moto non... Staccato. Vabbè, pensiamo a fare la nostra gara, raga. Con calma, senza sbavature. Quelli già se ne sono andati, signori. Se ne sono andati, ma molto andati. Un po' rincorsa per Daniele Perterra al primo moto mondiale della sua carriera. 16 anni. Ragazzi, cosa volete promettere? 16 anni, un ragazzo promettente, però ha molto da imparare, molta esperienza ancora da fare, soprattutto nelle piste, un po' queste piste così. Adesso però stiamo a fare bene, vuole pure che stiamo a fare bene. E stavolta la pennella alla perfezione. Comincia la rincorsa di Daniele Perterra. Ci credono i piccoli pochi tifosi che ha Daniele Perterra. Quindi ci prova un po' la staccatona clamorosa. Questa curva niente, questa curva la sbagliamo sempre, non c'è un cazzo da fare. Gara da solista. Tipo questa pure la facciamo bene. Alcune curve, quelle due o tre curve che ci fanno rallentare molto. Daniele è ormai molto dietro, 16 secondi di distacco dal penultimo. Raga, sarà un po' difficile recuperare questi ritmi. Niente, lungo, signori. Meno 11 punti. Si impegnerà al massimo Daniele per recuperare, ma... La vedo difficile, ragazzi. Malissima la curva, fatta malissima. Ormai ragazzi non li vedo manco più. Boh, prima almeno qualcosina vedevo. Ci provo però, non molla Daniele Perterra. Male che fa se qualcuno cade. Per qualcuno che casca possiamo fare almeno meglio, ma... stavolta la pennella qua però, La pennella la curva. Poi dobbiamo capire un po' bene, perché questa onda è un po' troppo nervosa. Pure ogni tanto. Dai, qua l'abbiamo fatta bene. Qualche decimo l'abbiamo recuperato. Ci aiutiamo un po' col cordolo. Fa niente. Però l'abbiamo fatta. Niente, sta curva è sempre così, la facciamo e così sarà.
Stavolta l'abbiamo fatta un po'. Un po' malvagia, però l'abbiamo fatta, dai. Cioè, non stanno tanto lontani loro, comunque. Comincia la rincorsa, si abbassa sulla. Sullo sterzo, prova a spingere tutta la sua 125 onda. E un po' se riesce a recuperare almeno un po' di terreno, ma non ce la fa. 24 secondi di distacco, ragazzi. Di 4 secondi e tanta roba. E qua lungo un'altra volta. Bene, ci sono distacco clamoroso, 32 secondi, clamorosi. Però Daniele non molla, signori. E stavolta la ripennella abbastanza bene questa curva. Col suo ginocchio fuori, rispinge la sua onda. Passa al traguardo, anche i box gli fanno segnale. Vai, continua a spingere, Daniele. Infatti vedi, il cartello ce l'hanno messo. Siamo lontani, un po' anni luce. Ma ci proviamo. Sarà impossibile, però, almeno avvicinarci al codone dietro. Stavolta la pennella, infatti guadagna più 334 millesimi su questa curva. Daniele cerca di recuperare il terreno molto perso anche dalla sua caduta nel primo giro, quello scivolone. Meno male che la moto non si è spenta, però è caduta la moto. Qua andiamo lunghi, porca puttana. Andiamo lunghi, però in qualche modo riesce a recuperare 33 millesimi di vantaggio su questa curva. Eh sì, adesso gli hanno fatto i box, vai, accelera, quindi sta spingendo come un fosse nato Daniele. Ci prova, Daniele per terra, ci prova. E stavolta la pennella clamorosamente perfetta. E continua la rincorsa. Spinge tutto quello che ha questa onda. Comunque sta facendo una gara brutta. Niente, sta curva sempre così. Intermezzo di 200 millesimi. Guadagna 27 millesimi più. Curva, cerca di spingere, ma ormai. Staccatona clamorosa. Ma questa ormai la facciamo perfetta. Questa ormai è nostra. La curva, insomma, meglio di noi non la fa nessuno. Guadagna 125 millesimi, 150 millesimi su questo rettilineo, Daniele. Quindi sta cercando di recuperare terreno il più possibile. Sì, ma sta moto di merda non gira, però. Cioè, porca puttana. Cioè, staccata, dritta va. C'è qualche problema sta moto comunque. Rimane sempre lì 39 secondi. Quasi 40 secondi di distacco clamoroso. Questa ormai è la pennella. Pazzesco! Questa ormai è la curva nostra. È cascata. Daniele per terra va giù. Eh sì, io qua non capisco che. Sta cazzo di curva non capisco come si fa. Cioè, sta curva è. Non lo so. Perché vedo c'è l'accelerazione, no? Questa curva un po' particolare che non riusciamo a capire, però. Oddio! Forse freniamo troppo, sicuramente. Diamo troppo di freno. Forse quella è tipo una decelerata, una frenata e poi tutto partenza. Qui ormai la facciamo. Oh! Camadosca, occhio, anzi, occhio. Adesso vabbè, 50 secondi, dai, ma che è sto gioco? 50 secondi mi ha dato quello. Sì, capite che sto guidando in merda, però dai, cioè. 50 secondi in culo, è clamoroso proprio.
Cioè, vedi questa moto che fa pure quando accende ci butta fuori dalla curva. Secondo me dobbiamo impostare bene l'assetto, secondo me. Ultimo, ragazzi, il primo gran premio di Daniele Perterra, ultimo. Mentre i piloti Moto3 compiono il giro di rientro, vediamo insieme. Cioè, ci hanno dato della gara appena conclusa. Cioè, raga, ci hanno dato un 47 secondi di distacco e tanta roba. Comunque l'ultimo giro abbiamo chiuso in 2:21, cioè non è tanto, però purtroppo che dobbiamo fare, raga? Il nostro primo gran premio, adesso il nostro primo prima gara del gran premio si chiude qui, purtroppo la promessa, il team arriva, quindi arriva meno 15, non ce l'abbiamo fatta e dobbiamo avere un po', ragazzi, di... siamo all'ultima stagione di Sandevo, non credo che Daniele Perterra abbia qualche possibilità di arrivare ad avanti. Il gruppo di classifica è compatto ed è decine difficile. Dobbiamo cercare di fare di più. Daniele Perterra sta faticando a trovare il ritmo giusto rispetto agli obiettivi del team, ma con quel talento sicuramente potrà fare meglio di Lewis Hill. Eh sì, ragazzi, perché comunque noi il talento ce l'abbiamo, nelle per terra ha il potenziale, forse un po' la moto un po' troppo nervosa, dobbiamo cambiare un po' l'assetto. La prima gara è andata male, siamo caduti due volte, beh, nelle per terra che non poteva finire per terra questa cosa. Quindi dobbiamo cercare un po' di riuscire a migliorare, dobbiamo prendere un po' familiarità con la moto, è un po' nervosa nelle curve, entra male e quando acceleri ti butta fuori, quindi dobbiamo un po' vedere un po', dobbiamo un po' imparare a controllare la moto, perché ovviamente questo è il nostro primo, ragazzi, c'ha 16 anni, quindi il talento ce l'ha, come avete sentito anche dal manager team, quindi il potenziale c'è, ragazzi, però dobbiamo far meglio. Prima gara malissimo, però 16 anni, talento c'è già in Moto3, quindi prospettive grandissime per Daniele Perterra. Raga, detto questo, spero che questo primo video di MotoGP 2023, questo moto mondiale all'inizio con Daniele Perterra, tanti scoop, tante cose positive ci sono state. Ragazzi, spolliciate su, vi iscrivete al canale, attivate la campanella per non perdere nulla. In descrizione tutti i link sono gratuiti, non vi costa nulla a darci un'occhiata. Raga, noi ci becchiamo nei prossimi video, sia delle altre serie che sto portando, sia delle nuove serie, ma soprattutto sulle live. Ciao a tutti, ragazzi, un mega bacio e grazie di come. Ciao a tutti, alla prossima.